massimo assoluto, c'è una bellissima coppa con una maglietta polo dell'Ante. Secondo arrivato c'è un'altra coppa, sempre con la maglietta dell'Ante, più una maglietta dell'Ante, e al terzo arrivato c'è un'altra sempre coppa con una maglietta dell'Ante. Poi a tutti i partecipanti viene data una medaglia di partecipazione dell'Ante. Oddio, nelle gincane era più prevista, anziché coppa roba del genere, premio in natura, cioè per dire una sella, finimenti, briglie, prosciutti, capocollo, sta roba qua, vino, insomma. Oggi, come ripeto, però è una prova per vedere come, cioè anche come il numero dei partecipanti, mancano parecchi ancora di quelli che la fanno veramente. Oh, quanti cavalieri sono presso a poco ad Orvieto? Dunque, Orvieto è l'ultimo censimento a volo, io mi regolo la benedizione, eravamo 92, più c'erano 24-25 qui a Canonica, quanti erano? Quindi 130-140, più che considerare i cavalli che stanno nei maneggi. Quindi c'è da dire che in effetti oggi il numero dei partecipanti è esiguo rispetto a quanti vanno a cavallo nella zona. Quelli che hanno il centro ippico, tipo la cacciata, tipo uno club 2000, non è che i cavalli che hanno sono i cavalli da concorso, non è che vanno a fare la gincana, capito? Io parlavo dei 200 con quelli, ma più dei 200. Benissimo, allora cosa dire? Un in bocca al lupo a tutti i cavalieri, all'Ante, perché poi tra l'altro, ecco, quando metti in piedi un qualcosa è anche giusto che si abbia poi il risultato che uno si spera. Niente ne pubblicizzato, perché come ripeto questa è una prova tra amici, così una prova per vedere quello che si poteva fare. Ecco, c'è qualche Presidente, c'è qualche ringraziamento che vuole mandare a qualcuno? Il ringraziamento lo devo mandare a Ferrara Claudio, detto il Bisonte, che lui insieme alla sua fidanzata che si è data a fare, organizzato, poi a tutti i cavalieri che partecipano. Bene, complimenti allora per questa idea, arrivederci, una buona serata. Tra i cavalieri, chi vediamo una mazza non è un cavaliere, è l'Antonello, oramai l'abbiamo vista in tante passeggiate orvietane. Amica di un bellissimo cavallo, è tuo personale o di papà? No, è mio. Ecco, intanto diciamo questo, è tuo, vedo che sei orgogliosa di è mio, ma ce l'avevi i soldi per comprarlo? Me l'ha pagato il papà. Oh, ecco questo che volevo dire, è tuo, ma è un regalo di papà. Oggi è una prova, cosa ti aspetti da questa prova? Niente di particolare, è solo un divertimento, spero che tutto vada bene. Hai mai provato a fare una gincana di questo genere? No. È la prima volta? Allora in bocca al lupo, hai un po' di timore? Ma un pochino sì, comunque. Speriamo. Prima, parlando con il presidente dell'Ante, il signor Perugini Roberto, mi ha detto che avrebbe messo più ostacoli per cercare di farvi andare più piano, sì. Perché lui ritiene un percorso troppo veloce, te che ne pensi? È un pochino troppo veloce effettivamente, sì. Quindi sta a voi però, all'intelligenza vostra, di dire non creo disagi, a me al cavallo. Oh, qui io mi allontano ancora, noi abbiamo un cavaliere, vieni da Castel Giorgio, sei? Cirilli Pierpaolo. Oh, sei solo con amici? Sono con la mia ragazza. Ah, bene. Ecco, il presidente dell'Ante, il signor Perugini, diceva, ecco, sono contento perché vedo che le nostre organizzazioni arrivano a farsi conoscere sempre più distanti. Come l'hai scoperto? Io frequento altri ragazzi in Ademassimo, ho fatto anche il Palio del Moro qui a Sugano. Ciò ogni domenica esco insieme a loro e grazie a loro ho saputo che c'era. Okay. Comunque da che vengo da Firenze, sono castelgiorgese. Sono smontato stamani alle 10 da servizio di guardia, sono un maresciallo dell'esercito e perciò... Fai onore all'Ante. Mi auguro che continui, che non sia l'unica manifestazione del genere. Bene, il circuito lo hai visto, come ti sembra? Ottimo, allora. C'ho il cavallo sferrato però va bene lo stesso. Bene, maresciallo, allora un in bocca al lupo pure a te. Crepi, grazie. Buon divertimento, arrivederci. Oh, qui abbiamo un altro cavaliere della zona... Qui abbiamo un cavaliere che oramai lo conoscono tutti perché è presente in tutte le manifestazioni dove il cavallo può fare la sua parte. Allora, buonasera Fausto. Allora, anche te qui. Claudio Ferrara ci ha invitato a questa manifestazione che ha detto oggi si faceva qua a Piazza del Campo Sportivo e siamo venuti tutti, siamo intervenuti a questa bella manifestazione tra amici, speriamo di fare una bella gara così tanto per stare tutti insieme. Ecco, però vogliamo dire una cosa, la soddisfazione più grossa che ha avuto in queste manifestazioni, partendo con i cavalli, qual è stata? È quella di fare le gare o quella di fare le passeggiate con gli amici? Soprattutto passeggiate con gli amici, perché siamo tutti insieme, poi c'è bisogna organizzare un pranzo, quindi siamo tutti insieme. Quindi è un pretesto il cavallo, è sempre un pretesto per stare insieme. Allora Fausto, un buon divertimento più che un in bocca al lupo, oggi è una prova, deve essere un divertimento.
Ecco, c'è la signorina che sta prendendo i nominativi. A quanto siamo arrivati? 16. Sono pochi, ma sono buoni. Ecco, lei una mazza nell'Antonella, l'abbiamo sentita pure prima, l'abbiamo intervistata. Ecco, stanno, ci sembra leggermente in anticipo l'Antonella, quindi maggior velocità ha usato. Stiamo all'ultimo ostacolo, l'Antonella sta strappando il drappo, c'è riuscita, perfetta, un buonissimo tempo ci sembra, almeno rispetto all'altro concorrente che strappa il drappo in questo momento. Bene, e altri, vedete, una gara che si sta svolgendo velocemente, le partenze avvengono ogni 3 minuti circa, quindi tutto ok per la gioia dei concorrenti, la gioia degli organizzatori. C'è anche un discreto pubblico, diciamo, ecco l'Antonella si prende la briga di rimettere il drappo, quindi toglie questa incombenza agli organizzatori. Anche l'altro concorrente, vediamo, fa la stessa cosa dall'altra parte del campo. Brava Antonella, sentiamo allora l'Antonella appena al suo arrivo. Allora Antonella, appena finito il percorso, bravissima, ho visto sei arrivata qualche attimo prima dell'altra concorrente, che cosa ti è sembrato? Ma percorso un pochino pericoloso perché è un pochino veloce, però diciamo niente di particolare, forse non siamo abituati purtroppo. Te sei un'esperta del cavallo, hai quanti anni è che vai a cavallo? 8 all'incirca. 8 anni, quindi questo per te è un gioco veramente, uno scherzo, eh? Noi facciamo le passeggiate, non facciamo diciamo le gincane o le gare a questo livello. Però conoscendo bene l'animale, conoscendo, essendo ecco, diciamo quella confidenza con l'animale, oggi è stato veramente un divertimento, senza tanti impegni. Sì, un divertimento solamente, grazie. Bello, in bocca al lupo anche a te per arrivare sulle prossime, sulla semifinale e quindi alla finale. Arrivare anche gli altri due concorrenti, lanciatissimi. Addirittura qui Danilo ci veniva quasi addosso alla nostra postazione, sentiamo anche Danilo scusaci, vieni qua, ti abbiamo visto arrivare fortissimo. Ma abbiamo buttato giù l'ostacolo, sono 5 penalità. Che ostacolo ha buttato? Perché noi parlavamo con l'Antonella, appena partito Non ha saltato. Ma forse era un po' l'emozione tua, non era è proprio, non ha saltato mai. 3 prove non ho fatto mai oggi. Bisogna che glieli insegni però allora. Va bene, ciao. Oh, adesso in questo momento San Giovanni sta facendo il suo percorso. Ecco l'ultimo ostacolo, l'ultimo bidone, arriviamo al drappo preso a pieno, tempo ottimo, è arrivato molto prima che l'altro. Quindi ci piace anche parlare a caldo con i concorrenti, purtroppo non possiamo parlare con i concorrenti dall'altro lato, ci stanno distanti, ma sentiremo di parlare, proveremo a parlare con Fausto San Giovanni. Ecco, Fausto, ecco, vediamo un po', ci avviciniamo di nuovo a Fausto. Allora, ti abbiamo visto brillantissimo. Sono troppo forte. È il cavallo oppure il cavaliere? Il cavallo è fortissimo. Quindi è una coppia veramente ok. Sì, siamo abbinati tutti e due. Bravo, te li vedremo quindi al prossimo giro. Benissimo. Oh. Qui è arrivato addirittura, ecco, qui troviamo il padre di San Giovanni, il padre di Fausto. Ecco, il capostipite San Giovanni. Allora, orgoglioso è di Fausto. Sono arrivato adesso, ancora non so. Quindi come spettatore oggi? Comunque si è comportato bene. Certo, ma voglio dire, Fausto, quanto ne parla di sto cavallo a casa? Tanto. noi lo sappiamo che Fausto veramente, c'ha i cavalli, per lui è uno sfogo. Come e quindi, non lo so, io ho visto solo che ha fatto una bellissima gara, non ci sono stati ostacoli, l'abbiamo sentito, soddisfattissimo, ha detto sono troppo forte, ha fatto una battuta. Va bene, sono contento e tutto qui. Ecco, quindi l'organizzatore tecnico di questa giornata non ha fatto l'ostacolo, il cavallo si è rifiutato, sta facendo bene, ecco, sta superando bene gli altri ostacoli, però purtroppo il primo, quindi una penalità, probabilmente sarà squalificato. Ecco, ha strappato il drappo in questo momento, ottimo. Allora, signor Ferrara, un momento, signor Ferrara, come mai il cavallo? Signor Ferrara, come mai il cavallo si è rifiutato, ecco, di fare? Si è rifiutato perché, non lo so,
perché sono un somaro io più che un somaro lui. Forse lei era troppo preso all'organizzazione oggi, troppo teso. Va bene, l'importante il cavallo ha sentito che era troppo teso, il padrone. Sì, sì, no, ho sbagliato io, decisamente. Portiamoci qui perché altrimenti non ci vede l'operatore. Ecco, noi però vorremmo pregare il signor Ferrara, il tecnico della giornata. Io ho detto qualche cosa così, forse sbagliando. Ci piacerebbe che lei, ecco, metta a riposo il cavallo, ci commenti quello che sta avvenendo. Bene, adesso... Tanto lo starterista ci sembra, certo, chi è lo starterista? Certo. Ma lo fa anche con Carello, chi è, non c'è nessun problema, voglio dire. Allora, adesso si scontrano i migliori quattro tempi che ci sono stati nella giornata e di conseguenza viene un vincitore perché è eliminazione diretta. L'importante di queste manifestazioni è il fatto di riunirsi noi amanti dei cavalli, anche perché se qualcuno non si prende la bega, diciamo, di organizzare qualche gara di cavalli, nessuno se la prende, questo è male per noi e per il cavallo, il quale siamo molto appassionati. Adesso si stanno controllando i tempi per far sì che la gara possa continuare con i migliori quattro finalisti. Spareggio. Hanno fatto lo stesso tempo nella gara precedente Ferrara e Danilo. Danilo purtroppo abbiamo visto ha battuto un ostacolo. Vediamo cosa sta succedendo. Ecco, il tempo mi sembra Danilo leggermente avanti, però c'è una penalità e sicuramente la penalità gli inciderà sull'esclusione di questa prova. Ecco, qualcuno come battuta ha detto il paletto costa 10.000 lire, quindi nella penalità ci vanno anche le 10.000 lire del danno che ha provocato. Benissimo, a noi però vorremmo parlare con qualcuno che ci spiegasse un pochino. Ecco, allora questo spareggio, si può sapere questo spareggio come è andato a finire tra Ferrara e Danilo, chi ha vinto? Ferrara. Ha vinto Ferrara. E Ferrara quindi va nella semifinale. Adesso partono altre quattro gare, otto concorrenti per le semifinali. Oh, lei è spettatore, di dove è lei? Dove viene? C'è partita apposta per vedere la posta. Ma c'è qualche parente che concorre? Figlio. Ah, c'è il figlio, eccolo qua il motivo. Invece qui abbiamo un altro spettatore che non... C'ha qualcuno, signor Cupello? Ciao. Ciao, mi genero, sta qui con la figlia, stanno a guardare, insomma. Quindi in qualche modo coinvolto, sì, come parente. Ecco, sta là, vedi. Ma comunque ci sarebbe venuto lo stesso anche in c'era lui. Io ci vengo sempre. Tutte le manifestazioni, le feste, tutte. Anche perché Cupello bisogna dirlo, abita qui vicino. Sì, sì, abito qui vicino. E io partecipo sempre alle feste. Guardiamo lì. Sempre alle feste, caro. Quindi tutto quello che capita verso Canonica, Sugano. Sugano, Canonica, dappertutto. Ma ecco, dai cavalli, un pensiero ecco su questa organizzazione, dove ci stanno di mezzo, oltre all'uomo, anche questo bellissimo animale, il cavallo. Che ne pensi? Bellissimo cavallo, guarda, è un animale più intelligente dell'uomo, perché veramente sa. Ecco, intanto se l'operatore ci piglia questi concorrenti sulle semifinali, San Giovanni, l'altro ci sfugge il nome, ecco, San Giovanni sta facendo il percorso perfettamente, è arrivato al giro intorno ai bidoni. Gliene resta ancora uno di ostacolo, l'ultimo bidone, poi quindi alla corsa al trappo, vediamo un po' leggermente in ritardo rispetto all'altro concorrente, San Giovanni, vediamo poi quindi sulle penalità, chi arriva, se ci sono penalità, ecco, forse San Giovanni un tempo leggermente superiore, però non ha penalità, l'altro concorrente ha fatto cadere il picchetto, quindi probabilmente San Giovanni ha vinto questa corsa, poi sentiremo gli organizzatori. Abbiamo detto sono otto i concorrenti delle semifinali, quindi altre tre corse. Quando la fate? Navetta, Luca e Biritognolo sono state chiamate sulla linea di partenza. Ecco, allora sentiamo un po', avendo cinque punti di penalità, San Giovanni nessuna, però un tempo maggiore, chi entra in finale? Questa è entrata in finale perché non aveva penalità, anche se è arrivato leggermente... Dopo, sentiamo uno spettatore.
Allora, spettatore, allora si sta divertendo? Sì, senz'altro. Lei ci ha provato mai ad andare a cavallo, ce l'ha? Sì, ce l'ho, c'ho una cavalla, però... Come mai che oggi non ha concorso? No, per carità. Come, perché non è, va solo per le passeggiate con il cavallo? Certamente. Quindi non si sentiva sicuro per un tipo di prova di questo? Non sono all'altezza di fare certe gare. Beh, allora dei concorrenti che cosa ne pensa di questi che stanno correndo adesso? No, mi diverto vedendo... Sono preparati questi per fare questo tipo di prova? Ma credo che sia la prima volta che la vedo qui a Sugano, però è divertente. Sono anche bravi chi concorre? Sì, senz'altro. Benissimo, buon divertimento. In bocca al lupo a tutti. Bene, che crevi il lupo per i concorrenti. Altri due semifinalisti hanno finito da poco la loro prova. Vedete che ogni gara si sente qualche penalità e cominciano a essere un po' nervosi i concorrenti, e quindi ci sono penalità più che nelle prime prove. Forse ecco, adesso è aumentata un po' la tensione nervosa, i cavalli sono un po', ecco, anche loro un pochino irritati e così via. Queste prove che vediamo forse più veloce delle prime, ma irregolarità maggiori. Allora, dovremmo vedere tra poco l'ultima manche, l'ultima partenza di queste semifinali, l'ultima corsa della prima semifinale. Ancora non abbiamo visto penalità da nessuna parte. Di là a Ferrara ci dicono una penalità. Ecco, il maresciallo dalla nostra parte ha strappato in questo momento il drappo senza penalità, un tempo ottimo, sentiamo un po'. 19:47. Nessuna penalità. Quindi andrà sicuramente nell'altra semifinale. E Ferrara purtroppo questa volta è stato squalificato, è rientrato in questa prima semifinale avendo fatto lo spareggio con un altro concorrente, questa volta purtroppo non ce l'ha fatta. Quindi tra poco vedremo concorrere quattro concorrenti, altre due corse per l'ultima semifinale. Bravo maresciallo, soddisfatto? Tantissimo. Cioè, in un certo senso ripaga tutto il sacrificio che faccio per tenerci a due cavalli. Sinceramente è stato bravo, nel tempo, nessuna penalità, complimenti e buon proseguimento, di nuovo in bocca al lupo. Stanno prendendo posto sulla linea di partenza gli ultimi quattro concorrenti, l'ultima semifinale, quindi due corse. Una corsa perfetta ambo due i concorrenti fino a questo momento. Bravo Carlo. Nessuna penalizzazione. Ecco Carlo. Vai Carlo! È in anticipo. Astra ha miglior tempo rispetto al maresciallo, non sappiamo se c'è qualche penalità, altrimenti Carlo è così, aggiudica la finale, è uno dei finalisti di questa prova oggi qui a Sugano. Allora Carlo ci sembra, ecco, ritorniamo qui a Carlo vicino a Concarella prima. Allora Carlo, ci sembra che sei un finalista, contento? Abbastanza. Oggi allora tutto ok, questo è un percorso studiato perfettamente. Sì, sì. Ottimo. Andata benino, ecco. Andata. Beh, è andata benone, diciamo, c'è cioè, sì. Solo l'ultima prova. No. Sì. Noi ecco, facciamo i complimenti a tutti, poi vinca il migliore. Il migliore sempre, certo, sì. È ovvio. Noi abbiamo visto sicuro sul tuo bellissimo animale, cavallo. Bene. Emanuela, purtroppo non sei entrata nelle semifinali. No, noi l'Emanuela ci dobbiamo scusare. Emanuela, scusaci, sai perché? Perché non siamo stati capaci a riprendere la sua corsa, che se anche ha avuto un tempo superiore, però ha fatto una bella corsa senza penalizzazione. L'abbiamo intervistata alla fine della corsa, non c'è stata manco quella, quindi approfittiamo ora. Se sei così gentile di portarti qui, Emanuela. Ecco, noi ci scusiamo ancora.
Comunque, nonostante non sei entrata sulle semifinali, sei soddisfatta? Sì, tanto. Quanta esperienza c'hai? Di... È la prima volta. È la prima volta, quindi è anche troppo il risultato. Sì. Senza penalizzazioni, è un bellissimo risultato. Complimenti. Adesso comunque... Bellissimo, è uno sta partendo ora per la sua ultima prova, speriamo... che tutto vada ok, nessuna penalizzazione, perfetto finora, perfetto ambedue i cavalieri, stiamo al penultimo ostacolo da parte di ambedue i cavalieri, un leggero vantaggio da parte di San Giovanni, vediamo, perfetto San Giovanni, miglior, aia, è caduto il drappo, aia, ha avuto un tempo ottimo, si stava aggiudicando questa manche, e poi è caduto, pazienza, non fa niente, la bravura si è vista comunque, Fausto. Non sappiamo se questa è una penalizzazione, il fatto che sia caduto il drappo, o ha purtroppo 5 secondi di penalizzazione, ci dice l'organizzazione, e questo forse ha compromesso Fausto, ci dispiace. Sei stato bravissimo lo stesso. Sul gioco c'è anche questo, gli imprevisti. Bravo, complimenti comunque Fausto. Purtroppo gli hanno giocato la perdita, la possibilità di fare l'ultima corsa, quella per l'aggiudicazione del riconoscimento finale. Non fa niente, è un gioco e purtroppo ci sono anche questi imprevisti. Vediamo Fausto che ha riattaccato comunque il trappo che gli era caduto e c'è sportività, ci deve essere sportività in queste cose, Fausto l'ha dimostrato. Della partenza, gli ultimi due concorrenti per la finale, quindi la gara più avvincente, la corsa più avvincente in questo momento, lo starterista sta per dare il via. C'è Carlo dall'altra parte, ha il cavallo un po' nervoso, non gli si mette sulla linea di partenza nella maniera giusta, vediamo un po', attendiamo. Ecco. Ale, lo starterista ha dato il via, un leggero vantaggio da parte del concorrente di sinistra, Carlo ha fatto una penalizzazione, non ha saltato, non si sa mai, potrebbe fare una penalizzazione anche l'altro, quindi vedremo i tempi finali, l'ha fatta già una penalizzazione anche l'altro concorrente, tutto è da giocarsi. Tutto è da giocarsi ancora, vediamo un po', ecco, vediamo un po', però ci sembra parità di penalizzazione, Carlo purtroppo, il concorrente alla nostra destra ha un leggero ritardo. Allora qui noi così al volo chiappiamo quello che ci sembra il vincitore di questa manifestazione, complimenti, allora penso che sia il vincitore, no? Allora, sono contento che lo... della prima volta comunque uno dei due doveva è la prima volta che ti incontri con lui a tu per tu, no, che lo batto, ci abbiamo fatto altre volte, ma comunque, ma quindi era lui il vincitore l'altra volta, allora va bene, vi state mettendo alla pari, benissimo, allora complimenti e a Carlo comunque sempre soddisfatto perché è entrato, e quindi entrando nelle finali bisogna essere soddisfatti. Mio insomma non è che ci sono. Siete fratelli, non è che vi siete messi d'accordo. No, assolutamente, anzi, io preferivo non battermi. Sappiamo che l'Ante ha preparato una serie, ce l'ha detto il signor Perugino, una serie di riconoscimenti e ci sposteremo da questa postazione, andremo proprio nel momento culminante di questa giornata, appunto, alla premiazione che avverrà dall'altra parte di questo campo. Il signor Ferrara, quindi organizzatore tecnico, sta segnando le coppe che l'Ante ha provveduto a dare a... Certo. Allora diamo ai migliori cavalieri in ex aequo. Allora, Rolando Concarella, Lorenzo, pardon, non confondiamo, Lorenzo Concarella, bravo. E Pericle Tilli, i migliori cavalieri della manifestazione, più due medaglie, uno e uno due. Qui la mano da cavalieri, alla prossima gara. Ok, benissimo, bravi. Allora, primo classificato, lo diamo subito? Al primo classificato, il migliore in assoluto, che ha lasciato il fratello che lo prende sempre in giro e non potrà più prenderlo in giro. Bravo, medaglia,
Vabbè. Poi, secondo classificato. Secondo classificato che verrà preso sempre in giro dal fratello, San Ricarlo. Prego. Medaglia, Tosa. Terzo chi è? Cirilli. Cirilli. Terzo. Sì, oh, oh. Vai. Lui il miglior tempo in assoluto. Miglior tempo in assoluto, 19.47. E allora abbiamo le magliette quante? 3. Allora diamo 2 ai ragazzini. Allora aspetta. Allora. Medaglie a cavaliere. Medaglie a cavaliere. Queste chi vanno? La prima, il secondo e il terzo. Ok. Allora. Oh, Carlo, magliette ante. 1. 2, dagli a Fausto. Cirilli la maglietta. Thank you. Medaglia. Medaglia agli scontri come noi, poveri. Medaglia. Medaglia. Grazie. Medaglia Lorenzo l'abbiamo data. Ecco, oh, allora mentre l'organizzatore sta consegnando le ultime medaglie, qui abbiamo ecco il ragazzo più piccolo, uno dei ragazzi più piccoli che ha avuto il riconoscimento. Soddisfatto? Sì. Contento? Sì. Aspettavi che l'organizzatore poi ti riconoscevano qualche cosa, anche se il tempo è stato inferiore agli altri? Beh no, ancora no, non me l'aspettavo. Quindi sei venuto qui tu solo per il gusto di correre, al di là di quello che avresti poi ricevuto? Sì. Questo cavallo quanto tempo è che lo cavalli? Saranno 2-3 mesi. Quindi anche poco. Quindi tra 2 e 3 mesi potrai veramente concorrere anche col primo vincitore. Sì. Col più bravo di oggi. Che cosa ci fa con il cavallo? Ce l'ha a passeggio, nelle giornate comuni. Quante volte lo cavalchi durante la settimana? Dipende, 2-3 volte. Ma la mamma quanto è contenta? Perché io la vedo qui vicino a te. Anzi, sentiamo direttamente la mamma, ecco lei. Ecco, si gira. Ecco lei, ecco, come mai ha regalato il cavallo a suo figlio? Per no, quale non è nostro il cavallo, è del suo zio. Ecco, comunque, zio. Comunque no, sono contenta perché mi piace come sport e mi piace il fatto che poi stanno all'aria aperta e sono a contatto con la natura. E quindi è una cosa molto importante secondo me. Quindi soddisfattissima che ha avuto questa passione il suo figlio. Ecco. Poi magari un pizzico di sprono da parte dei genitori c'è stato. Sì, senz'altro, sì. Beh, allora una buona serata pure a lei e l'augurio quindi che effettivamente il suo figlio. In questa carriera che mi piace. Mi piace anche a lui. Serve anche a lei per scappare, è un pretesto. Buonasera, ciao, ciao. Oh, abbiamo qui, vediamo un po' chi possiamo sentire ancora, non lo so. Allora, signor Concarella, starterista, tutto ok? Tutto benissimo. Ecco, è stata meno fatica però che fare lo starterista al palio. Sì, sì, peggio tanto. Qui c'è stato forse meno nervosismo. No, anche perché sono 2 chronometri, poi non c'è, che ecco, c'è problema. Ma forse anche meno antagonismo. No, ma qui è una cosa in famiglia, no? Sì, in famiglia. Sappiamo che è una prova, noi prima di chiudere vogliamo dire questo, l'Ante l'ha organizzato come una prova, quello ufficiale ci sarà tra un po' di tempo alla cacciata. Ecco, la cacciata che è un'affiliata appunto dell'Ante. Oh, che... Una giornata bella, gincana, che è bellissima. È bellissima. Quindi... Divertente. Ecco, all'inizio si parlava di un percorso un po' troppo pericolosi, potevano essere, non è successo niente, questo è anche questo un successo, non essendo andato tutto liscio, nessuno si è fatto male, nessuno, ecco, sono divertiti tutti, ancora seguita anche via di 10 anni, ecco, questo c'ha 10 anni, e poi adesso vediamo i concorrenti seguono a scarrozzare, e quindi che vuol dire che è stata una cosa che li ha caricati, con la giornata così piace, no? Bene, signor Concarella, una buona sera, grazie a lei. E... Un grazie vada agli organizzatori, ai cavalieri che hanno regalato oggi qui a Sugano un bello spettacolo a tanti spettatori e un arrivederci alla gincana ufficiale che si terrà nel prossimo mese di ottobre.